Ciao Simo e ben ritrovato. Ciao Mando e ciao a tutti. Esauriti anche i tuoi impegni col settore giovanile, finalmente possiamo andare con questa puntata finale dello scouting in cui facciamo un po' un resoconto e un riassunto della stagione. Innanzitutto, raccontaci della tua esperienza quest'anno che veramente hai fatto l'assistente allenatore non solo occupandoti della parte video, ma stando proprio costantemente in campo con i ragazzi. Ma quest'anno per me è stato un anno di grande crescita perché, come hai già accennato te, ho potuto curare la parte tecnica in campo con i ragazzi e non solo stare dietro le quinte a creare, diciamo, il video per partita. Quindi è stata una grandissima esperienza sia con Renzo che con Mladenov, in cui, diciamo, ho potuto sia all'inizio campionato che a fine campionato, diciamo, aiutare i ragazzi, aiutare gli allenatori nella crescita dei ragazzi, quindi senz'altro stare più a contatto con la partita, con questi 40 minuti in campo, senz'altro ha aiutato la crescita, poi è stata una bellissima esperienza. Dal punto di vista proprio tecnico, quali sono le cose tecnico, diciamo, della gestione del gruppo, ma anche se vuoi entrare nel merito proprio della tattica, le cose che hai imparato di più, che ti sono state più utili? Ma sicuramente una pianificazione di una partita, proprio dal punto di vista anche non solo il video degli avversari, ma comunque sia quella della squadra, quindi pianificare gli allenamenti per la partita, poi anche come vede l'allenatore il video, le parti, diciamo, dal punto di vista dell'allenatore da prendere più in considerazione rispetto ad altri, quindi sicuramente molta esperienza e molto dal punto di vista tattico soprattutto. E questo ti ha convinto che tu da grande vuoi fare l'allenatore? Ma questo si vedrà in futuro. Adesso pensiamo alla scuola e andiamo avanti con i crepes. Ecco, una cosa che magari può essere interessante, il tipo di rapporto che un assistente giovane come te riesce a instaurare col gruppo e con i giocatori. Ma io essendo molto giovane, diciamo, si rischiava di andare troppo sull'amicizia. Nel senso essere troppo amico, essere troppo vicino al giocatore. Invece penso che l'allenatore, ecco, deve stare molto attento, soprattutto un allenatore giovane, a non confondere comunque sia il suo lavoro all'amicizia. Amicizia fuori dal campo, ok, ma poi al lavoro devi essere, diciamo, devi essere di testa tua, non farti condizionare da questo. Quindi un allenatore molto giovane si può far condizionare, soprattutto allenando dei coetanei, come nel mio caso ci può essere questa, diciamo, difficoltà. Poi allenando un gruppo molto giovane, però il beneficio dell'allenatore giovane è che comunque sia dà molto entusiasmo al tutto il gruppo, diciamo. Si fa congiare molto dall'entusiasmo e quindi dà una carica in più sicuramente al gruppo. E c'è un momento del campionato, una partita che ricordi con maggior piacere? Ma io penso che la partita, la vittoria più importante è stata quella contro Giulianova, perché è stata una vittoria che, diciamo, ha dato in là poi alla fine del campionato, a quelle vittorie poi che sono proseguite con Poggio a Santilpidio, Fondi, la prima vera e propria vittoria contro Giulianova, quindi è stata molto importante, anche perché là abbiamo preso un gap di doppia cifra, di 20 punti, quindi abbiamo, diciamo, portato a casa una partita, la prima della striscia positiva, molto importante. Un'altra domanda che ti voglio fare riguardo il tuo lavoro. Tu hai visto tantissime partite, oltre a quelle dei Krebs, guardi regolarmente anche partite di altre categorie, di altri campionati, per allenare l'occhio. Come guardi le partite? Che spettatore sei? Gli anni scorsi era bello perché guardavo le partite e mi divertivo e basta. Ora il mio occhio può cadere anche su magari uno schema, su una rimessa da fondo, e comincio, diciamo, non per allenare l'occhio, ma purtroppo l'occhio che ti cade su schemi, vedi magari che fa una rimessa a fondo diversa, una specie di difesa un po' diversa, non una zona proprio zona, ma una matchup. Guardi a volte come fanno il pick and roll, come lo può, cioè, diciamo che magari le tattiche, bene o male, anche se non vuoi, ti capita di guardarle. Ti viene quasi spontaneo vedere qualcosa di strano in campo. Allora, visto che hai appunto guardato tantissimi match, quindi possiamo dire che sei un grande esperto ormai di questo campionato, ti chiedo,
Quale è il tuo quintetto ideale del girone C della Serie B? Giocatori dei Krebs esclusi, questa è la prima domanda. Nessuno, nessuno. Nessun giocatore dei Krebs, no, troppo facile, e non sarebbe nemmeno giusto magari nominarne qualcuno. E l'altra cosa che ti chiedo è anche secondo te chi vincerà il campionato, nella fattispecie il girone C, insomma. Allora, secondo me il girone C verrà vinto da Poderosa perché ha una squadra magari meno talento di Rieti, però più continua di Rieti, di Senigallia, di Palestrina. Eurobasket potrebbe essere un grosso problema perché ha comprato due nuovi giocatori veramente, veramente, veramente buoni di una categoria notevolmente superiore. Quindi Eurobasket potrebbe essere una sorpresa, però alla lunga vincerà sicuramente Poderosa. Il tuo quintetto ideale? Allora, giocatori dei Clef esclusi, metto come playmaker Stanic di Rieti. Come guardia metto Cilibeni dalla Poderosa, come 3 metto Vitale, Andrea Vitale di Palestrina, come 4 e 5 metto due giocatori d'Eurobasket, 4 Righetti e 5 Culati. Pronto sulla lavagna, un gioco che disegnerai per noi. Evidentemente, essendo finito il campionato, non è un gioco della prossima avversaria, ma è il gioco che No. ti è piaciuto di più fra tutti quelli che hai scoutizzato in questa stagione. Sì, questo è un gioco che faceva la Poderosa, era un gioco che abbastanza semplice, fatto di blocco bloccante, inizialmente fatto con un blocco cieco. È un gioco che la Poderosa faceva veramente bene perché metteva grande intensità, giocava veramente bene di lettura. Ora, il gioco incomincia con uno che ha la palla in punta, 5 fa un blocco cieco, non per ricevere la palla, ma solo per allargare, per spostarsi e diciamo far uscire il 5 con meno pressione dal difensore. E uno gli passa la palla. Ora, siamo messi che 5 ha la palla, 4 porta un blocco cieco a 3 e questa è la loro prima opzione. Se non c'è, vanno avanti, uno blocca 4 e 4 riceve. Una volta che 4 ha ricevuto la palla, il gioco finisce con sempre un blocco cieco per 5. E se 5 non riesce a ricevere questo passaggio qui, 2, 3 blocca 2, 2 riceve e poi qui possono fare o col 4 pick and pop o viene su 5 e gioca un altro pick and roll, con 3 che dopo il blocco si apre qua in posizione di 2. Perfetto, chiarissimo, come al solito, hai scelto un gioco della Poderosa che del resto hai anche detto essere la tua favorita. Io ti ringrazio a nome di tutti i tifosi per questa stagione che hai condotto e scoutizzato insieme a noi. E naturalmente Ci vediamo numerosi il prossimo anno, Esatto. sempre al Flaminio, la categoria ancora non la sappiamo. E cosa farai quest'estate? Studierai basket o studierai università? O tutte e due? Mi toccherà fare molto università, dai, speriamo di fare qualche progetto comunque sempre nel basket, soprattutto dal punto di vista dei giovani. E allora, grazie ancora e naturalmente. Forza Krebs!